Ciao cari amici del canale Tao Power Life, oggi pratichiamo Soul Power e pratichiamo questa disciplina affascinante che utilizza il potere dell'anima sopra ogni cosa, ma anche il potere della mente, del corpo, il potere del suono, per andare a sviluppare il potenziale del nostro cervello. E alcune ricerche hanno dimostrato come abbiamo 15 miliardi di cellule cerebrali, ma soltanto il 10% di queste cellule viene pienamente utilizzato nel corso della nostra vita, quindi abbiamo un 90% di potenziale inespresso. Dove li abbiamo? Il cervello è costituito da due emisferi, quindi l'emisfero sinistro e l'emisfero destro, e poi abbiamo un tessuto che diciamo separa i due emisferi. Ogni emisfero ha delle abilità particolari, così l'emisfero sinistro è diciamo l'emisfero dedicato al potere razionale, al potere della logica, della matematica, alla pianificazione. Il potere destro invece è il potere creativo, quindi è quello che ci permette di andare a sviluppare il nostro intuito e, perché no, anche la visualizzazione dei segni, dei messaggi, delle immagini, cioè l'utilizzo del nostro terzo occhio. C'è un maestro di Qigong, che è il maestro del dottor Sha, ideatore di Soul Power, il maestro Guo, che ha ideato una serie di sequenze per stimolare l'emisfero sinistro, l'emisfero destro, ma anche il tessuto che unisce i due emisferi. Sono dei numeri cinesi, che se ripetuti come un mantra vanno a far vibrare quella parte, andando a sviluppare il potenziale del cervello. Allora, l'emisfero sinistro, la sequenza è Jo Ling Ba. I numeri sono 908. Jo Ling Ba, Jo Ling Ba, Jo Ling Ba. Sono numeri cinesi. Mentre il tessuto che separa i due emisferi è 01777 Lingyo CCC. Io poi metterò in descrizione questo mantra. Mentre per sviluppare l'emisfero destro, quello dell'intuito, del terzo occhio, abbiamo invece il numero Jo Ar Sassa. Jo è 9, quindi 92244. La sequenza dovrebbe alternare il sinistro, quindi Jo Ling Ba, poi il tessuto Ling Yo CCC, e poi andiamo sul destro Jo Ar Sassa. Detto insieme, possiamo metterci in qualunque posizione e ripetere questo mantra per sviluppare emisfero sinistro, destro emisfero, cioè il tessuto centrale dell'emisfero destro. Tutta la sequenza completa quindi sarà Ling Jo Ling Ba, Ling Yo Chi Chi, emisfero sinistro, Jo Ling Ba, Ling Yi, Ling Yo Chi Chi, la parte centrale, e poi Jo Ar Sassa, che era il 92244, cioè l'emisfero destro. E ripetiamo continuativamente Ling Yo CCC, Jo Ling Ba, Ling Yo CCC, perché mettiamo sempre il tessuto tra i due emisferi, e quindi la sequenza completa, che poi vi riporterò in descrizione, è Jo Ling Ba CCC, Ling Yo CCC, Jo A Sassa, Jo Ling Ba, quindi 908. Poi facciamo Ling Yo CCC 01777, e poi Jo Ar Sassa. Quindi Jo Ling Ba, Ling Yo CCC, Jo Ar Sassa, Jo Ling Ba, Ling Yo CCC, Jo Ar Sassa, Jo Ling Ba, Ling Yo CCC, Jo Ar Sassa, Jo Ling Ba, Ling Yo CCC, Jo Ar Sassa, Jo Ling Ba, Ling Yo CCC, Jo Ar Sassa. Può sembrare complesso, ma il consiglio è quello di andare a prendere il mantra in sequenza che darò in descrizione e ripeterlo per diversi minuti. Quindi adesso ripetiamo qualche cosa insieme. Jo Ling Ba, Ling Yo CCC, Jo Ar Sassa, Jo Ling Ba,
Ling Yo Chi 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 Jora Asasa Jolin Ba Ling Yo Chi 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 Jora Asasa Jolin Ba Ling Yo Chi 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 Jora Asasa Jolin Ba Ling Yo Chi 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 Jora Asasa. Quando andremo a memorizzare bene questi suoni, potremo andare a ripeterlo anche senza necessità di guardare sul foglio. È molto importante. Poi, se volessimo invece andare a sviluppare una parte piuttosto che l'altra, ci sentiamo che il nostro emisfero razionale quindi è più sviluppato rispetto all'altro, allora andiamo a intervenire soltanto sull'emisfero destro, quello del nostro terzo occhio, e quindi andremo a fare gio a a sa sa gio a a sa sa gio a a sa sa gio a a sa sa. Però consiglio dall'inizio di sviluppare entrambi e anche il tessuto, e quindi gio lin ba ling yo chi 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 gio a a sa sa e gio lin ba ling yo chi 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 gio a a sa sa. Ora facciamo un altro esercizio per sviluppare il potenziale. In questo caso andremo a utilizzare le quattro tecniche, quindi il potere dell'anima, il potere della mente, il potere del suono e anche il potere del corpo. Allora, intanto utilizzeremo il potere del corpo andando a prendere le nostre mani e orientarle in direzione dei reni. Perché nei reni? Perché la medicina tradizionale cinese ha trovato un collegamento diretto rispetto al cervello. Quando noi andiamo a nutrire con la nostra energia i reni, andiamo a nutrire indirettamente anche il nostro cervello. Quindi quel mantra molto importante. Poi facciamo seguire questo esercizio, cioè posizioniamo le nostre mani in questo modo, diamo energia ai reni. E questo è il potere del corpo, quindi la posizione del corpo. Andremo poi a sviluppare la parte bassa con il mantra 9 in cinese, che è jo 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 jo. Quindi ci mettiamo in questa posizione, jo 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 jo, che prende tutta quest'area centrale, quindi in corrispondenza dei reni, jo 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 jo, che stanno dietro, jo 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 jo, e sentiamo quindi vibrare i reni, diamo potere della mente. Mind power. Andiamo a visualizzare nella zona dei reni la luce, è una luce brillante. Molto spesso in soul power utilizziamo due tipologie di luce, no? Brillante, quella dorata e quella arcobaleno. Possiamo utilizzare indifferentemente, visualizzare l'una e l'altra. Il potere della mente è un potere di visualizzazione. Visualizziamo in questa zona, mentre facciamo gio 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 gio, visualizziamo una luce dorata o luce arcobaleno. Come voi vi sentite meglio a visualizzare, perché la visualizzazione poi è qualcosa di molto personale. E poi cominciamo questa pratica, faremo soltanto un minuto, con il potere dell'anima, e utilizziamo un Elo Healing, cioè andiamo a chiedere sostegno direttamente all'anima, la mente e il corpo dei nostri reni. E così diciamo: cara anima, mente e corpo dei nostri reni, noi ti amiamo, ti onoriamo e ti apprezziamo. Tu hai il potere di nutrire i nostri reni e indirettamente nutrire anche il nostro cervello, per la connessione che c'è e che i nostri, diciamo, che i maestri Qigong di medicina tradizionale cinese, i nostri antenati hanno trovato. Ti prego, fai un bel lavoro. Io sono, noi tutti siamo eternamente grati a te. Ao, 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 è tutto perfetto. Grazie, grazie, grazie. Abbiamo espresso amore, abbiamo riconosciuto il potere, abbiamo fatto la richiesta, abbiamo quindi espresso gratitudine, abbiamo ringraziato a chi? All'anima, alla mente, il corpo, al primo di tutti al divino, quindi al supremo, al creatore di tutto ciò che è, poi alla nostra cerchia di angeli che sta sempre con noi. Poniamo sempre l'attenzione su ciò che è intorno, non ci lasciamo distrarre dall'illusione Maya, da tutto ciò che fa parte della terza dimensione, da tutto ciò che separa. Noi dobbiamo essere costantemente orientati a ciò che unisce. E poi ringraziamento all'anima, la mente e il corpo dei nostri reni. Facciamo questa breve pratica, posizione del corpo,
luce dorata o arcobaleno nei reni, siamo pronti, l'invocazione del sostegno all'anima l'abbiamo già fatto, cominciamo con il mantra. Jo 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 jo. Jo 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 jo. Possiamo dirlo a bassa voce anche urlando, soltanto la grandezza delle cellule che andrà ad essere influenzata. Fermiamo, ci mettiamo, ci rilassiamo in un posto tranquillo, sereno e vediamo gli effetti che, diciamo, qualche minuto di pratica ha sul nostro corpo da questi mantra potentissimi, da questi numeri, perché i numeri stimolano la vibrazione cellulare e con il mantra, con il soul power, col body power, noi stiamo facendo un lavoro interno, come il lavoro interno è quello del Qigong, come un lavoro profondo è quello del soul power. E se la pratica costante di tutti questi esercizi vi permette di percepire il potenziale del cervello che diciamo state sviluppando e promuovendo, perché no, scrivetelo nei commenti, la domanda: ma perché è così importante il potere, il potenziale del cervello per la mia salute? Perché il cervello, perché ha la capacità di influenzare anche la nostra salute. Noi sappiamo quant'è potente il mind power, quindi anche il potere della mente, lo sappiamo quanto è importante quando andiamo ad esercitarlo con le nostre visualizzazioni, e lo sapremo ancora di più quando andremo a utilizzarlo anche per le nostre manifestazioni, visualizzo manifesto, ma sappiamo sempre che il boss è l'anima e le nostre manifestazioni non adeguatamente supportate dall'anima ma solo dalla mente ci portano su diverse strade. L'anima sa l'unica strada, quella che è il nostro first best, il nostro punto migliore. Con la mente possiamo utilizzare sicuramente e raggiungere i nostri second best, ma sono il frutto di quello che noi riteniamo che sia il migliore per noi. L'anima sa quello che è senz'altro migliore per noi. Se volete ci vediamo al prossimo video con Tao Power Life. Grazie, grazie, grazie. Condividete i video, mettete like, sostenete il canale. Ci vediamo alla prossima pratica. Grazie.